Allora, finalmente, ecco, ce l'abbiamo, quelle strane ragazze. Quelle strane ragazze è uscito da pochi giorni ed è la riedizione di La Fontana delle Rane, che vinse nel 2014 il premio Perseide, il premio nazionale letterario, e che all'epoca, per esigenze di concorso, era stato presentato in una forma molto più snella. Questo invece, Quelle strane ragazze, ne rappresenta la versione ampliata ed è in versione integrale. È una lettura molto avvincente. Io vi leggerei l'incipit per farvi entrare nell'ambiente, un ambiente diciamo favolistico, esoterico. Tutta la storia è ambientata nel quartiere magico, quartiere Coppede di Roma, ed è animata da personaggi apparentemente scollegati, i cui destini sono apparentemente scollegati, ma che poi si intrecciano in un modo imprevedibile per dar vita a un finale mozzafiato. E quindi comincia così. Non vedeva l'ora che l'angoscia andasse via, quella sensazione con la quale si svegliava ed era abituato a convivere per tutta la giornata, finché la notte spaziava nella sua mente come un vento gelido, estirpando anche il più tenero germoglio, impedendogli perfino di sognare, un sentimento che lo possedeva da un po', esattamente da quando aveva capito che il tempo per lui era divenuto il timer di una bomba che segnava un inesorabile countdown. Non sapeva neanche come fosse iniziato, ma a un certo momento, udendo il ticchettio della sua sveglia, l'aveva sentito diverso da sempre, più forte, isolato dai rumori dell'ambiente. Si era voltato a guardare le lancette e, fissandole, aveva compreso, inequivocabilmente, che il suo tempo stava per finire e non c'era nulla che potesse salvarlo. Da quell'istante, vedere l'inizio di una nuova giornata inondata di sole, sentire cinguettare gli uccellini primaverili, tutto quanto potesse esserci per allegrare l'animo umano, scavava invece in lui un solco di inadeguatezza, nella cui profondità il suo animo scendeva, inghiottito da un'invincibile sabbia mobile. La sensazione di non poter più respirare lo attanagliava spesso, finché si portava veloce verso l'antica e pesante finestra del salone, aperta alla quale il suo sguardo planava indisturbato su Piazza Mincio. Poteva udire distintamente l'acqua scorrere dalla bocca delle rane scolpite nella fontana e di fronte a lui si stagliava la sagoma del villino delle fate. Eppure lui viveva in una favola. Cosa gli era mai accaduto per riuscire a distorcere la percezione di una realtà meravigliosa fino a farla divenire l'inferno dove il suo corpo e la sua mente stavano ormai bruciando silenziosamente? Comincia così, in un modo forte, e le sensazioni, le emozioni continuano per tutto il romanzo, e vi sono vari personaggi i cui destini si intrecciano. Si parla di argomenti molto delicati, perché la storia è ambientata nei primi anni 90, quando il muro di Berlino era stato abbattuto e quindi l'assetto mondiale ed europeo era completamente stravolto, e si ricorreva a forme di spionaggio quali le trappole di miele con molta più facilità. Vi auguro una buona lettura. Vi ricordo che la prima edizione, La Fontana delle Rane, è fuori catalogo e questo ne rappresenta la riedizione ampliata e integrale. È disponibile in tutti i negozi online, quali Mondadori, Feltrinelli, Amazon, e anche ordinabile in 4.500 librerie del territorio italiano affiliate a YouGamPrint, che troverete proprio nel sito di YouGamPrint o sulla mia pagina autore, o anche per altri dettagli nel mio sito. E vi auguro, come sempre, una buona lettura e fatemi sapere. Arrivederci.